Finanziamenti e imprese, obiettivo Taranto. È questo il tema dell'incontro, del convegno. Siamo con l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino. Lo strumento dei finanziamenti regionali come ossigeno, come linfa vitale per l'economia, per l'imprenditoria ionica. Ecco, facciamo un po' una mappatura di quei filoni di finanziamento che possono davvero giovare all'economia ionica. È opportuna l'iniziativa proposta dall'amministrazione comunale di Taranto, l'assessore vice sindaco, l'assessore all'attività produttive, che abbiamo organizzato insieme alla Camera di Commercio. Parliamo di strumenti che mettiamo a disposizione per quanto riguarda le iniziative che riguardano dalle grandi imprese, quindi con i contratti di programma, passando per le medie e piccole imprese, PIA e titolo secondo, sino ad arrivare alle piccole imprese, alle microimprese, quindi con Nidi, Tecnonidi e PIN. L'occasione oggi è anche propizia per presentare due nuove misure, una che abbiamo già su piattaforma e che quindi è già attiva e già stanno arrivando le prime domande, che è concentrata sulle innovazioni e sulla ricerca, e si chiama InnoAid, che prevedono finanziamenti a fondo perduto sino al 50% per le imprese che investono sull'innovazione e sulla ricerca. Inoltre sarà anche l'occasione questa sera per illustrare una misura che stiamo per discutere in partenariato per quanto riguarda l'internazionalizzazione, una serie di misure organiche da mettere a disposizione, in questo caso oltre 30 milioni di euro da mettere a disposizione alle imprese che vogliono investire appunto sui nuovi mercati, sull'internazionalizzazione, con una serie di misure organiche che vanno dall'export manager sino al voucher fiere, sino alle campagne di comunicazione e di pubblicità sui territori esteri per accompagnare il nostro sistema delle imprese agli investimenti. E assessore, è anche importante il dialogo, l'azione sinergica tra soggetti istituzionali, tra enti, in questo caso comune, regione. Certo, ho detto poc'anzi che appunto devo ringraziare anche l'amministrazione comunale di Taranto, la sensibilità dell'assessore Tilger, che è anche vice sindaco, che abbiamo promosso insieme questa campagna, questa iniziativa. Oggi bisogna fare sistema, oggi è necessario che gli enti locali, in questo caso comune, provincia, regione, camera di commercio, associazioni datoriali, stiano insieme per utilizzare queste risorse, che ricordo sono risorse a sportello, quindi sono sempre lì attive. Bisogna fare in modo che dalla provincia di Taranto arrivi ancora una maggiore richiesta di questi finanziamenti. Lo dico perché, ad esempio, così come abbiamo fatto con una campagna importante per i 30 milioni messi a disposizione per le aree, per il sistema industriale da riconvertire nei 5 comuni di area di crisi complessa, abbiamo fatto un'azione di informazione importante. Quel bando scadeva a novembre, dopo il mese di novembre che c'era una scadenza importante, c'erano pochissimi progetti, abbiamo chiesto una proroga di Invitalia, che era la società che aveva messo a disposizione questi fondi, e con un'azione sinergica portata avanti insieme alla Camera di Commercio e alle associazioni datoriali abbiamo ottenuto che molte altre imprese facessero queste richieste, e quindi adesso abbiamo la certezza che quei 30 milioni di euro non saranno dispersi e saranno a disposizione del tessuto imprenditoriale tarantino. Ricordo, lo ricordo a me stesso ma lo dico a tutti, che investire queste risorse messe a disposizione delle imprese non soltanto irrobustiscono e arricchiscono il sistema delle imprese tarantine, ma crea anche occupazione, e quindi, come dire, è un benessere diffuso, perché creando occupazione, oltre a crescere il PIL, cresce anche il cosiddetto PIL sociale, ed è una cosa particolarmente delicata, a cui noi come Regione Puglia rivolgiamo un'attenzione molto molto cara.